Penso che la squadra abbia fatto la prestazione, perché comunque era una partita difficile contro un avversario ostico, perché comunque è una squadra molto tosta e molto completa in ogni reparto. Quindi sono contento della prestazione, dispiace perché in casa vorremmo sempre vincere, ma l'importante è in Serie B comunque dare continuità. Andare sotto all'inizio è stata una difficoltà maggiore. Sì, esatto, non è mai facile appunto contro l'Avellino riuscire a far gol perché si chiudono molto bene. Noi siamo stati bravi all'inizio secondo tempo a sbloccare, diciamo, dalla parte nostra il risultato con un buon calcio d'angolo, quindi ci prendiamo questo punto e vogliamo andare alla prossima partita con la voglia di riprenderci i punti. Francesco, questa sera sei stato autore di due ottime parate, qual è stata la più difficile? Ma penso che la più difficile sia stata una al primo tempo, che poi alla fine non ha dato calcio d'angolo. Quella penso sia stata la più complicata, perché ci sono arrivato proprio con la punta delle dita. Però come sempre devo fare i complimenti alla squadra, ai nostri attaccanti, perché sono i nostri primi difensori, come ho già sempre detto, perché si sacrificano tanto per la squadra e ci dà quel qualcosa in più per difendere meglio. Francesco, devo chiederti qualcosa sull'episodio sul braccio di Moretti. Ecco, la settimana dopo quello che è accaduto alla Spezia, insomma, sono due episodi importanti contro il Frosinone. Cosa si sente di dire la squadra, se si sente di dire qualcosa? No, non ho ancora rivisto l'immagine, ma da quello che mi dicono il braccio era un po' largo, diciamo così. Quindi noi dobbiamo essere più forti di questo. Non ho mai giudicato l'operato degli arbitri e loro penso che agiscano sempre in buona fede. E speriamo che in futuro qualche episodio ci possa girare a nostro favore. Venerdì si andrà ad Empoli, che gara ti aspetti? Sì, sicuramente una gara complicata, perché comunque giochiamo contro un avversario candidato alla promozione, quindi ci aspetterà una sfida molto dura, ma noi vogliamo andare là e cercare di fare risultato. Senti, l'Avellino che impressione ti ha fatto? L'Avellino mi ha fatto un'ottima impressione, perché comunque è una squadra quadrata e completa in tutte le parti. Conosco il mister già da tanti anni e so il lavoro che fa, quindi devo fare complimenti all'Avellino perché sicuramente mi ha fatto un'ottima impressione.